È arrivata Biel dagli Stati Uniti d'America, non so dove cavolo, da New York per dirci che il lavoro le impedisce, partiti, di avere una vita, che 9:17 è un orario che lei non può fare. Video che ha fatto, cercatela, si chiama Biel. Biel, vabbè, se mettete BL, scritto proprio B-E-L-L-E-Y, BL qualcosa, 1, 2, 3, comunque vabbè, è sul Corriere. Fatto sto video di un minuto, in lacrime, no? Tutta turbo eurobionda che piange col trucco che le scende, perché 9:17 è un orario che per lei è devastante e le impedisce di avere una vita. Frase che dice proprio, come faccio ad avere una vita? E poi aggiunge, e poi per andare al lavoro comunque impiego un'ora, eccetera, eccetera. Quindi ci racconta che cosa? Ah, a noi che siamo qua sul canale con i video del 2017, forse anche fine 2016, e qui si parlava di lavoro, si parlava di disagio, si parlava e si combatteva non il lavoro ma l'ideologia positiva del lavoro. Dai, vieni qua adesso, vieni, vieni qua a spazzare le foglie sulla statale, vieni qua a sistemare gli argini dei fiumi, vieni, vieni, tutto per che cosa? Per poi sederti su una panchina, se ci arrivi a una certa età, e aspettare che ti scippino una pensione fuori dalle poste. Ma dai! Però quello che mi fa incazzare è che sono arrivate queste nuove leve che si lamentano. Adesso io non parlo perché che cazzo devo dire? Io è proprio lì. Io non è ovvio che se ho un cellulare, se vado in un ospedale, se guido un'auto, è perché qualcuno ha avuto più voglia di me di fare. E io sarò eternamente grato, soprattutto a chi ha studiato tecnologia, cose mediche. Ragazzi, io vi voglio bene e sono orgoglioso, tra l'altro, di pagare anche tante, ultimamente veramente tante tasse. Quindi sono contento, giuro, perché poi penso però io ho sempre detto, guarda questo qua in giro col girello, ci avrà, vabbè, perché cosa? Magari il lavoro, qualsiasi lavoro, io da quando faccio i video ho il dolore qua dietro sulla settima, infatti giovedì vado dal dottore, buongiorno, perché mi vado a far vedere la settima, che dove poi si infiamma, poi si irradia, da quando faccio i video che smadonno, che mi parte il trapezio. Quindi ogni lavoro, anche un hobby come questo, può diventare devastante dal punto di vista fisico. Quindi, ok, io non ripeto, io dicevo un'altra cosa, dicevo chi ha voglia di lavorare venga incentivato, chi non ha voglia venga esentato, e chi porta delle prove davanti a una giuria, che però deve essere veramente mentalmente aperta. Una giuria, come oggi, voglio dire, ti puoi anche sposare con un albero. Allora io vorrei che questa apertura mentale, ok, che qualcuno definisce del cazzo, fosse anche applicata a cose veramente profonde. Ora, se io davanti a un giurì vado e mi appello alla mia mancanza di stimoli, cioè io non ho stimoli, non voglio essere premiato, non voglio appartenere a nessuna categoria, non voglio essere ricordato per niente che riguarda il lavoro, non mi interessa un cazzo, non voglio far parte della catena di montaggio mondiale, non voglio essere al vertice di nulla, non mi interessa primeggiare o essere nominato anche d'ufficio presidente di qualsiasi, niente, va bene, neanche nel calcio. Il calcio è bello se non lo frequenti, è come la natura, come diceva mio amico Catto, la natura è bella se non la frequenti, il calcio è bello se non lo frequenti, perché devi rimanere un'idea. Primo giorno che vai, conosci un calciatore, vai in uno spogliatoio, ti viene da cagarti in mano, devi stare lontano dalle cose che ami, non devi conoscere quello, il calciatore, via, lontano, perché devo rimanere dei sogni, ok? Quindi io non ho nessuna ambizione di niente, quindi io pretendo di poter raccontare questo mio sentiment, questo mio disagio, perché per loro è un disagio, per me no, però lo definisco disagio perché loro lo definisco disagio, e voglio, se raccontato bene, una pensione. Ma lo faccio coscientemente, nel senso che tu mi dai una pensione
e come ho già detto mi dichiari inabile, io direi alla vita proprio, però almeno, almeno all'aspetto più terrificante della vita, che è il lavoro. Però io cedo il passo, cedo il posto a un entusiasta. Magari un entusiasta che ha difficoltà a fare un curriculum, magari è bravo ma si presenta, non so, non tanto bene, e allora magari... E invece no, io voglio lasciargli spazio, perché lui sarà quello che sputtanerà questa gallinella di New York che piange perché fa 9-17. E queste persone che invece amano il lavoro sono quelle che poi fanno anche tante cose positive, ma non lo fanno per noi, lo fanno per loro, perché a casa non stanno bene, perché non stanno bene senza il lavoro, perché senza il lavoro non sanno che cazzo dire, che cazzo fare, e non sono niente, va bene? E a me invece mi viene la panna montata intorno alla bocca per raccontare queste robe, perché mi sale l'acido, va bene? Quindi io sto facendo del bene, sto cedendo spazio a qualcuno che farà del bene, che è entusiasta, e gli salvo la vita, perché se questo qua fa 9-17, alle 17 va a drogarsi, chissà che cazzo fa, va a giocare, non lo sperpera i soldi. Questi qua sono quelli che in ufficio ci starebbero fino a... io li conosco, li stimo, li conosco e li invidio, perché avere la passione del lavoro è la cosa, è la fortuna più grande, più del cazzo grosso, più degli occhi azzurri o del conto in banca. Quando tu hai la passione nel fare una cosa, hai risolto la vita, hai occupato il 90% della vita, perché poi questa passione che tu hai per il lavoro ti porta la sera, quando stacchi proprio, tu ti attacchi e ti stacchi, ti attacchi per il lavoro, ti stacchi, dormi, poi ti riattacchi, tutto il resto è poca cosa. Poi è anche vero che questi qua sono quelli che magari quando poi perdono il lavoro potrebbero andare in depressione, però è difficile, perché quando uno è appassionato a lavorare, poi è appassionato al suo lavoro, sì, ma se poi scopre, ah, poi ho scoperto che coltivando le mele in primavera anziché in autunno, cioè gente che si inventerebbe di tutto. Quindi cedo il lavoro e il mio posto di lavoro, e se no mi metto in campo, e se no scendo in campo e magari porto via, invece no. Quindi da un lato, uno, la gallina di TikTok che fa 9-17 non ha capito un cazzo, perché le robe che noi dicevamo qua sul canale erano futurismo anni fa. Questa parla di 9, noi parlavamo anche di fare un'ora di lavoro che due coglioni, ok? Ovvio che Filippo Champagne invece è uno come me, è uno nato puro, ok? E non ha mai cambiato idea. Grande Filippo, grandissimo interista tra l'altro, che saluto, ciao Filippo, e saluto anche Gialli, e saluto anche Nevio Stirato che ho incrociato alla festa della curva. Quindi, anzi, ringrazio Filippo Champagne che quel giorno mi offrì un caffè senza conoscermi alla festa della curva. Allora, quindi, chiudendo, rispetto per chi ha sempre detestato il lavoro, rispetto per chi qua sul canale parlava di cose, adesso arrivano le gallinelle qua degli Stati Uniti, il lavoro, noi lo dicevamo e venivamo attaccati, chiedete scusa. Terzo, ora che il dado è tratto, the day is got it, ora che è ufficiale, che c'è gente che ha, che dice, oh, ma se io lavoro non vivo, che io non solo non vivo, ma anche se dovessi lavorare 3 ore, comunque questa cosa dell'impegno mi crea un disagio, io non, ok? Poi quello che faccio, violentando il mio essere, infatti mi porta spesso all'insonnia, cioè comunque devo lavorare, e però queste robe qua mi devastano, infatti poi l'insonnia, il mal di coso, lo stress, ok? Va bene. Quindi nessuno dall'America può insegnarci niente, nessuno TikToker, noi eravamo avanti anni luce, ok? Gente pura, appunto, come Filippo Champagne. Per il resto, ripeto, voglio essere messo davanti a una corte, voglio poter spiegare il perché. Il mio disagio va accettato, va pagato, e soprattutto perché il mio mettermi da parte, come fanno in Svizzera. No, a un certo punto ti davano 2.500 franchi, non lo so più, la sanità gratis. Però tu dovevi firmare, dovevi giurare che non lavoravi più. Ma cazzo, ma te lo scrivo col sangue. No,
non chi, a me non interessa, non, ripeto, non mi importa, ma tu vuoi mettere, quanto ci guadagno? Il problema è che loro non hanno capito che io libero anche un posto, come dicevo prima, per un ottimista. Quando questa cosa, magari scriverò una lettera al Presidente del Consiglio, o al Presidente della Repubblica, o al Presidente della Regione, io voglio essere ascoltato, voglio spiegare le ragioni e voglio anche spiegare che questo metodo è vincente, perché fa spazio a gente che ha voglia e mette a riposo. Noi non siamo dei cialtroni, noi siamo gente che proprio non ce la può fare, ok? Altro che 9:17, neanche dalle 9 alle 10, perché è l'impegno, cioè è l'impegno che ti devasta, ok? Mi raccomando, fate gruppo, ecco, se avete questo, cioè lasciate spazio qua in segheria, guarda che segheria, ma c'è gente che la mattina viene qua, parla con i colleghi, beve 8 caffè e poi la domenica sera freme perché gli fa schifo stare a casa, gli fa schifo quello, non ha hobby, detesta quella moglie lì con i bigodini che gli rompe i coglioni e lui vuole andare al lavoro perché poi lui ha i clienti, perché c'ha il briefing, perché poi c'ha questo e poi c'è il contest e poi c'è il via, ragazzi, poi c'è la cena di Natale, i viaggi di lavoro, faccio il rappresentante, ciao caro, ciao Issimo, ciao, non è più carissimo, allora si dice ciao Issimo, carissimo, ok? E questi vivono così, ma guarda che cantiere, guarda che gente con le ruspe, ma è vero, i corrieri, io non parlo di livelli alti, se parlo di livelli alti, vabbè, potrei star qua un'ora come 5 minuti, mano in tasca, gente che muove solo le mani così, poi vanno a pranzo, poi hanno la cena, poi hanno le bagasce, ma sì, ma ragazzi, il lavoro è una scusa per non stare in quelle famigliazze che crei solo per poi scapparvi, ciucivi, ok? Come sempre, stoppo il cellulare quando fermo la macchina e oggi, 15:48, torno ad allenarmi dopo un po'. Sono partito fortissimo d'estate, ma io sono uno costante in questo. Poi, lo dico chiaramente, è il lavoro che mi ha devastato, poi il lavoro ti fa raffreddare, ammalare, poi i pensieri, le cavallette, come diceva John Belushi. Ora vado, mi pare schiena, bicipiti, vai, poi controllo, ok? Mi raccomando, sosteniamo la gente come me e come tanti di voi che non vuole fare niente e si toglie in silenzio dal mercato del lavoro. E la disoccupazione scende. Quindi noi siamo nel giusto.